La storia dei confronti a Roma, tra Roma e Napoli. Sono 83 le partite tra Roma e Napoli giocate nella capitale, con 13 vittorie azzurre, 30 pareggi e ben 40 sconfitte, mentre i gol segnati dal Napoli sono 73, quelli subiti 133. La storia inizia il 10 novembre 1929, con un 2-2 in terra giallorossa, documentato sul nostro sito con una sequenza fotografica. Sono di Vogliac e Sallustro i gol del pareggio azzurro. La prima vittoria è dell'8 aprile 1934, con i gol di Vogliac e Rossetti, documentata sul nostro sito, con i filmati dell'Istituto Luce. Occorreranno oltre 20 anni per tornare a vincere a Roma, nel nuovo stadio olimpico, grazie ai gol del Leone Vinicio e di Vitali. Sarà Omar Sivori nel 1966, alla guida di un Napoli forte e ambizioso, seguito all'Olimpico da decine di migliaia di napoletani, a regalare il 2-0. Il 2 ottobre 1966. Negli anni 70, è prima il Napoli di Vinicio allenatore, con Braglia, poi quello di Mister 2 miliardi Savoldi, a regalare il 3-0 del maggio 1976. Con la nascita dei gruppi di tifosi organizzati, avvenuta in Italia a cavallo tra gli anni 70 ed 80, ricordiamo che vi era una sorta di gemellaggio tra le due tifoserie azzurra e giallorossa. Questa alleanza si concretizzava innanzitutto nella facilità con la quale gruppi di migliaia di tifosi, specie napoletani, potessero andare in trasferta senza troppi problemi di ordine pubblico, tingendo la curva nord dello stadio olimpico totalmente di azzurro, in pratica come un derby Roma-Lazio. In queste occasioni erano tipiche le sbandierate a centrocampo tra capi ultras delle due squadre o le sfilate lungo la pista di atletica dell'Olimpico e del San Paolo. Poi, causa forse una sorta di gelosia da parte dei giallorossi, verso un Napoli sempre più competitivo, in occasione della partita del 1987 terminata 1-1, col Napoli campione in carica, che finisce in 9 uomini, durante la corsa in campo dei rappresentanti del tifo azzurro verso la curva su giallorossa, questi vengono accolti da fischi e lancio di bottigliette, decretando la fine del cosiddetto gemellaggio. Da quel momento in poi le sfide tra le due squadre saranno sempre tese, creando notevoli problemi di ordine pubblico, con scontri e incidenti anche clamorosi sugli spalti dello stadio olimpico che porteranno alla decisione di impedire reciprocamente la trasferta da parte dei tifosi delle due squadre. Quando, nel 2008, fu consentita la trasferta all'Olimpico, fu clamoroso l'arrivo di migliaia di napoletani alla stazione Termini, come documentato. I tifosi, peraltro, a causa dei disservizi e dei ritardi nella partenza del treno, poterono raggiungere lo stadio olimpico solo tra il primo e il secondo tempo. Per la cronaca la partita terminò 1-1, con gol di Marij Kamšík. Il momento più buio nei rapporti tra le due tifoserie però si raggiunge nel maggio del 2014, in occasione della trasferta dei tifosi azzurri per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. La scellerata aggressione con arma da fuoco dell'ultra giallorosso Daniele De Santis, ai danni del tifoso azzurro Ciro Esposito. La sua lunga agonia in ospedale, e poi la tragica morte avvenuta il 25 giugno 2014. Da quel momento, i rapporti sempre tesi tra le due tifoserie organizzate raggiungeranno, molto probabilmente, un punto di non ritorno. Ci piace concludere questa breve narrazione degli incontri tra Roma e Napoli con la partita del 2017, vinta dal Napoli per 2-1, che ricordiamo per il gol di Mertens, e per la clamorosa parata che salverà il risultato da parte di Pepe Reina.